Presidente Renzo Russo. Allora ragazzi, io mi siedo, è un piacere vedervi. Allora, io sono Vincenzo Russo, il nuovo presidente del NAU, nuovo relativamente, sono qualche mese, sono un alunno di questa facoltà, laureato, e vi vorrei dire qualche cosa che di solito non sentite, o comunque non viene detta nella chiave fulgurata. Vi volevo fare una domanda: secondo voi perché noi facciamo associazione? Perché siamo buoni, delle persone aperte, perché siamo idealisti? La risposta è anche, ragazzi, anche quello. Però come diceva il professor Pescatelli stamattina, gli ha dato una grande rivelazione, la data come di solito la danno i professori universitari, perché giustamente è la sua formazione, è il taglio che dà le cose. Ma voglio dire una cosa, noi siamo in un momento storico dove abbiamo veramente la possibilità di fare ogni cosa. Ragazzi, siamo in un momento dove il vecchio è in declino, il vecchio modo di pensare, le vecchie strutture sociali, sono tutte in declino. E sono in declino, tra i tanti fattori, anche per il peso che oggi ha l'innovazione tecnologica nel nostro mondo. Mondo proprio inteso come, diciamo, un mondo globale, il mondo globale che è la cultura in cui siamo immersi adesso. Quindi ragazzi, l'invito che vi faccio è associatevi. Le associazioni hanno un potere enorme, un potere di unire persone, ma soprattutto di procurarvi quell'occasione che probabilmente non avreste nel circuito comune, in quello universitario. Dici sì, ma io mi sono laureato, io sono bravissimo, ci ho messo poco, non mi sono distratto, chi se ne frega di questa associazione, perdo solo tempo. Errore gravissimo, ragazzi. Ormai comunque dovete fare conto che il numero di laureati negli ultimi anni è aumentato. C'è un articolo che ho sentito, insomma, in radio, mi dà ragione, vi vorrei citare. Il 100% dei curricula, oggi ho un curriculum, ci sono dei puristi che su questa cosa fanno una volta, quindi lo dico in tutti e due modi, no? Come quando si analizza un termine, poi si dice pure in americano, in inglese, allora curricula curriculum, di questa, diciamo, totale che arriva all'azienda viene considerato solo il 17%. E sapete quel 17% quale? Sono le persone che sono state segnalate in qualunque modo. Non è una raccomandazione, attenzione, avere più modo di pensare, ho bisogno di inserire mio figlio e dire di fare. No. C'è qualcuno che mi conosce, mi stima e mi dice: sai, ma a me sentirebbe una persona in gamba che lavora, che insomma ha determinate caratteristiche e qualità umane e professionali. E uno risponde: io conosco questa persona, abbiamo fatto associazione insieme, quando abbiamo organizzato gli eventi era fortissimo. Ragazzi, così va il mondo. E questo è il vero potere, la vera potenza. Io ci tengo molto ad associarmi tra associazioni, perché oggi come oggi, anche nell'associazione abbiamo bisogno di fare rete, perché vedete, le reti digitali sono semplicemente una proiezione delle nostre reti umane, dei legami che noi facciamo. Tutti i giorni il nostro collega all'università, il nostro compagno di banco, non so, forse anche quello che ci fa il caffè la mattina. È questo che muove il mondo. Se voi restate isolati, perché il mondo vi vuole isolati, la società vi vuole isolati, perché avete meno peso, avete meno potere, anche politico. Ragazzi, quindi io vi invito, spendete quel poco che noi chiediamo di quota associativa e fatevi vedere. Date il vostro contributo, deve essere una delle attività che voi schedulate nella vostra vita, perché è lì che si gioca la differenza tra quel 17% e il restante, che non viene neanche considerato. Per me, a mio avviso, c'è il dicevo che non basta più 3 anni una sessione, serve relativamente. E tra l'altro fare associazioni vi prepara anche a difendervi nel momento in cui voi venite, diciamo, fortunatamente assunti magari a 23 anni. Non siete ancora pronti al mondo, perché il mondo ha una serie di trappole che in un'associazione voi imparate a vedere. È il vostro banco di prova, dove anche se sbagliate non succede niente. Quindi ragazzi, il mio invito è: associatevi in qualunque forma, in qualunque modo. C'è Best, c'è Assi, vi piace di più uno, vi piace di più l'altro, vi piace di più la tecnologia. Fate rete, ragazzi, perché quello darà un peso e una spinta al vostro futuro che altrimenti, a mio avviso, non avrete.
ragazzi, giustamente vi segnalavano, vi dico due cose su un avvocato. Allora, noi siamo un'associazione che per i primi anni 2000 ci hanno fatto vedere, ragazzi, che da quello che non vi dice nessuno. Siamo un'associazione che dai primi anni 2000 sul territorio, insomma, abbiamo fatto eventi di qualunque tipo, sempre, diciamo, come tenendo presente l'open source e le libertà digitali in genere. Oggi, diciamo, questo evento ci siamo inventati questa gara competitiva ma collaborativa, sempre in uno spirito aperto dove sì, sana competizione, ma anche fare rete nella competizione, che poi quindi sono le carte vincenti della vita. Riuscite a fare una cosa del genere, 10 persone di voi avete fatto una startup. Quindi voglio dire, ragazzi, associatevi e spero, insomma, che vi associerete con Naruto, perché abbiamo richieste ovviamente da aziende, sponsorizzazioni. Riusciamo, più ne siamo, a prenderci veramente il nostro spazio e il nostro futuro. Tra l'altro devo dire una parola, la devo dire, abbiamo anche il professor Pescavieri che parlava di un rinascimento di Napoli. È il momento in cui abbiamo un sindaco che sicuramente è dalla parte delle associazioni. Quindi questa è anche una carta in più nel vostro scacchiere rinascimentale che stiamo mettendo su. Quindi ragazzi, vi aspetto, associatevi, vi aspetto dopo al bancarello, mi raccomando, mettete il like sulla pagina Facebook, perché poi senza Facebook oggi non si va avanti, quindi ci vogliamo piegare anche a queste logiche, perché nel mondo queste noi ci siamo immersi dentro, va bene?